Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Archizon. Grazie per essere qui ancora una volta con me per i miei video sul fai da te. Oggi costruiremo questo veicolo radiocomandato, questa sorta di schiacciasassi che ho ideato mentre ripulivo il mio laboratorio, deposito, come vuole chiamarlo. E sono emerse queste quattro ruote di una vecchia macchina radiocomandata rotta che tenevo conservata. Ho estratto le ruote e mi è venuto in mente di fare la ruota anteriore del rullo compressore. Poi ho recuperato due motori Arduino e ho ideato questa sagoma di questo veicolo che mi ricorda molto uno schiacciasassi, un rullo compressore. Siccome ho a disposizione anche un ricevitore a 40 MHz e un telecomando, in realtà voglio usare questo a pistola che è più figo. Poi ci mettono pure un display per visualizzare il livello di carica, così che faremo questo veicolo. Non sarà definitivo perché faremo solo la struttura senza carrozzeria. Ok, i motori Arduino già sono in posizione, ho preparato la stecchetta superiore e con la super colla a caldo, con l'effetto wow. Ok ragazzi, posizioniamo la stecchetta, va bene. Ok, adesso cercheremo, dai, così do la colpa a voi se non esce il progetto. Perfetto, ok. Metteremo una struttura di unione tra le ruote anteriori e quelle posteriori. Ok, per dare forma a questa cosa immonda. Ok, utilizzando la potenza immane. Ok, molto fashion, che l'ho spezzato, sono una testa di cocobo, di ciocobo. Ok, perfetto, va bene. Ah ok, possiamo fare così, no, così faccio la cazzata di prima. Ah ok, perfetto, ci va? No, va bene, facciamo così. Attacchiamo la struttura. Speriamo che vada in asse, perché a me cose Stuart non mi piacciono, però sì, è la più schifosa di prima. Sono una testa vuota, sbagliato un'altra volta. Ok, vediamo un po'. Vabbè, abbonzo, riproviamoci. Speriamo che questa sia una volta buona. Ok, sembra abbastanza in asse tutta la struttura. Ok, procediamo all'incollaggio. Va bene, salto per... aiuto! Aiuto, polizia! Andata? Bene. Sono un po' rozzo nelle lavorazioni, ma il risultato finale sarà soddisfacente. È proprio un lavoro preciso. No, però ecco qua, ha già preso forma questo veicolo dall'aspetto di un rullo compressore. Sì, che non rulla. Okay. Mi è rimasta l'ultima stecchetta, perché se le ha prese tutte mia figlia per giocare e non me l'ha più restituite, la delinquente. Ok, va bene. Va bene, metteremo una centrale così. Una centrale.
Ok, due motori. Perfetto, dai. Un po' di colla, un po' di colla. Perfetto. Vediamo un po' se i motori motorizzano. Tutti rossi, con tutti rossi. Tutti neri, con tutti neri. Mi sono scottato. Ora, ok, andiamo ad attaccare il pacco batterie. Aspetta, facciamo uscire prima il motore dall'altro lato, che no poi basta attaccarlo. Mettiamo un po' di colla giusto per tenerla ferma. Ok, va bene, dai. Un po' di colletta pure qua. Va bene. Siamo quasi pronti, abbiamo quasi finito. Prendiamo il ricevitore. Ok. E colleghiamolo allora il ground col nero. Ci mettiamo pure il voltmetro. Così terremo sotto controllo la batteria. Poi l'alimentazione e il segnale. Vanno sul positivo. Ci vorrebbe un interruttore. Cerchiamolo. Nel mio valigione. Ah, eccolo qua, un bel clip clap trovato. Abbiamo un bel clip clap. Non si può burra, botte da gelato. Ok, vediamo un po' se funzionia. Ok, non so se riuscite a vedere sul display. 5,5. Perfetto, siamo carichi. Ora andiamo a collegare i motori. Questo veicolo funzionerà un po' come i veicoli cingolati. Anche lo stesso principio proprio. Che sta a casa? Che sta a casa? Il nero, l'alimentazione. Ah, questo è il positivo. Devo andare all'uscita qua dell'interruttore. Tutto un casino. Ok, ci siamo quasi. Ok, primo motore lo mettiamo sul primo canale, quindi front e back, eccoli qua. Primo motore sul primo canale, vabbè, indifferentemente nero nero, blu blu, ce ne frega di niente. Ok, accendiamo. Questo è il primo. Ok, primo canale va. Ok, io. Questi fili fanno sempre più schifo. I vecchi fili con il rame non li fanno più. Ora sarà un po' di ferraglia, secondo me. Un po' di ferraglia arrugginita. Perché davvero non mantengono proprio l'intreccio. Ok, secondo canale, ci mettiamo il secondo motore. Va bene.
Perfetto, ok. Quindi metteremo il display. Il display retro. Il display batteria sul retro. L'interruttore sempre sul retro. Ok. Tutto lo posizioniamo qui sotto. Ma che tutti questi fili li possiamo anche lasciare così. Ok. Presto a poco, ci siamo, accendiamo la radio. Ok, è scomodissimo governarlo. È scomodissimo governarlo. E soprattutto qui i fili vanno sempre in corto. Non ho usato. Bisogna acquisire un po' di padronanza con i comandi. Per farlo ruotare. C'è qualcosa che va in corto perché i fili si toccano. Ma questo è un prototipo, non è un progetto definitivo. Usiamo anche quest'altro telecomando. Rotazione. Mi scordo sempre come avanti. Ok, quindi avanti e indietro, sinistra, dietro e destra. Ah! Oddio, fighissimo. Quindi, no? C'è qualcosa che non va, controlleremo tutti i fili e faremo il test finale. Ok ragazzi, ho cambiato idea, questo aggeggetto è troppo figo, ci sto preparando una cabina. Già ho tagliato le sagome per simulare il posto del conducente. Ok, sarà una cabina immensa. Su questo lato qui realizzerò una scocca di cartone dal quale fuoriuscirà il, diciamo, la marmitta dello schiacciasassi. Ok, vi faccio assistere al taglio della scocca. Lato destra. Poi metto in pausa, finisco e ci vediamo al lavoro finito, perché sennò qua sto video dura troppo e già se siete arrivati fino a qua sarà un miracolo. Avete visto i primi secondi? Ah, oh, carino questo youtubato, dove ti chiedono Fran, popo. Ok. Va bene, ecco qua. Che è intenuto mio cognato, che fa lo sportello. No, vero. Visto, si fa la scocca. Ok, questo lo lasciamo, che è intervenuto mio cognato, ti ha informato. Sì, sì, io sono un grandissimo fan. Sì, infatti, tra tutti i miei iscritti, 756, 757 sono i suoi i profili, quindi... che spamma sul mio canale. Ok? Va bene! Puoi spegnere, operatore? Pulsante rosso. Sì, sì. Ok ragazzi, ho realizzato questa scocca in un vero cartone cartonato. Perfetto per coprire tutte queste schifezze. Guardate come è venuto. Sembra un vero finto. Ok. Adesso lo devo verniciare. Il mio cameraman ha detto rosso. Rosso. È rosso, rosso sia. Ok, ho fatto pure una specie di
sistema di raffreddamento, un comignolo a marmitta, un radiatore, un vero radiatore di cartone, uno specchietto, non so a cosa serva, su un rullo compressore. Il passaruota. Il passaruota, giusto. Ok, andiamo a verniciare, operatore spegni. Telecamera. Ok, pronti per la zona verniciatura? Ok, pronti per la zona verniciatura? Ok, pronti per la zona verniciatura? Che è vicino! Vai di là, di là! È una formica! No! È truzzissimo! Sì, sì! Lo so che puzza di gatto preistorico! Guarda, fatta truzza come la panda! Però secondo me per dare un senso di invecchiato bisogna metterci anche un altro colore. Un po' di giallo sporco. Però prendi l'oro. Oro? Sì. Metti un attimo in pausa. Ok, un po' di oro. Giusto per dare un senso anche di ruggine. Ok, va bene. Ci siamo quasi. Perfetto! Alla Batcaverna!